Turbonomi, Human Technopole, sarà nei dintorni dell'albero della vita, lì nascerà la cittadella delle scienze nell'area Expo. Direi proprio di sì, è stata condivisa questa scelta localizzativa, è una posizione direi prestigiosa, anche per il valore, se volete, iconico che Palazzo Italia ha sempre avuto. È una collocazione anche baricentrica rispetto al sito. È il cuore, diventerà il cuore pulsante di quello che sarà l'assetto definitivo del sito. Questo perlomeno nelle nostre intenzioni. Al di là dell'aspetto suggestivo, c'è un aspetto molto concreto che riguarda invece lo sviluppo complessivo dell'area. La presenza ormai sicura, perché quello di oggi è sostanzialmente un punto di non ritorno nel procedimento, di Human Technopole rappresenta un formidabile elemento di attrazione rispetto agli investimenti nel mondo delle imprese. Human Technopole si inserisce in un progetto più generale di trasformazione di quell'area, che c'è un master plan, c'è una gara in corso, eccetera, ma come rientra poi in tutta questa vicenda? Sarà sempre una vicenda a parte o è una parte del tutto? No, no, è assolutamente una parte del tutto. I soggetti che parteciperanno alla gara internazionale che noi abbiamo bandito dovranno però tener conto di questa soluzione localizzativa a proposito di Human Technopole, ma è evidente che Human Technopole rappresenterà parte integrante dell'intero master plan dell'area. A proposito di area, le ha detto non ci sono ancora dei vincoli decisi sull'università statale, sulle facoltà scientifiche dell'università statale, certo è che avere un baricentro come Human Technopole fa pensare che le facoltà scientifiche della statale siano vicine per poter interagire quotidianamente. È senz'altro una delle ipotesi localizzative, ma che lasceremo dal punto di vista programmatorio ai partecipanti alla gara, lasceremo quindi sviluppare le loro offerte tenendo presente questo che rappresenta un valore, cioè la vicinanza delle facoltà scientifiche della statale rispetto al progetto Human Technopole. Tutto questo, siccome saranno servizi, strutture di servizio saranno aggiuntive come volumetrie rispetto a quelle previste come massime, 440.000 metri quadri. 480.000 è la superficie, la capacità edificatoria massima dell'area. Queste dal punto di vista urbanistico sono funzioni pubbliche, quindi rientrano nel novero degli standard urbanistici e in quanto tale non a scomputo della capacità edificatoria complessiva dell'area. Da un punto di vista invece più concreto, quando cominceranno i lavori? I lavori contiene, perlomeno i lavori legati alla realizzazione, poi alla messa a regime di Human Technopole, contiamo di iniziarli quest'anno, già all'inizio dell'estate, per poter rilasciare già una parte di Palazzo Italia a Human Technopole entro la fine di quest'anno, per il possibile insediamento dei primi addetti. Stefano Paleari prende il via con un passaggio decisivo oggi, il dopo Expo con lo Human Technopole, orizzonte 2024 per 1500 persone a regime, ma si partirà già subito, il cronoprogramma è molto fitto già in queste settimane. Assolutamente sì, il 2024 è la parte finale di un percorso che è già iniziato. Oggi, come ha ricordato lei, il master plan rappresenta un passaggio importante, è stato fatto nel rispetto del cronoprogramma e vogliamo andare in questa direzione. Alla fine dell'anno arriveranno i primi ricercatori, nel frattempo sarà proposto e speriamo dal governo approvato lo statuto della fondazione, a quel punto ci sarà anche l'entità giuridica prevista dalla legge di stabilità per governare tutto il percorso di insediamento definitivo di Human Technopole. Oggi certamente è un passaggio importante che corona il lavoro fatto da Area Expo con la struttura di progetto coordinata da Roberto Cingolani e oggi il nostro comitato si è riunito immediatamente perché vogliamo che tutto questo sia in sinergia con le aspettative anche di questo territorio e di tutto il paese. E si sta occupando di una struttura simile a Bonn, il bando per il direttore generale sarà internazionale, l'orizzonte è quello, insomma, fuori dai confini dell'Italia e dell'Europa per attirare i migliori. Sì, ma io dico sempre un concetto molto semplice, non è che aprirsi all'elemento internazionale significa negare la propria identità. Io sono rimasto sorpreso in positivo di incontrare la scorsa settimana il direttore generale
di questo centro che sta a Bonn sulle malattie neurodegenerative e scoprire che era un italiano. Allora, voglio dire, questo deve valere in un contesto di reciprocità. Affermare la propria identità significa anche avere un insieme comune di valori che varcano i confini nazionali. Questo è un po' anche un messaggio scientifico, ma scientifico oserei dire più culturale che scientifico, qualcosa di più importante della scienza.